Sindaco, oggi si parla di rigenerazione urbana, quindi di città più efficienti, di città sostenibili e di città sicuramente più belle a misura d'uomo. Si parla di città che si avvicinano di più ai cittadini, questa è la cosa più importante, quindi bisogna pensare a tutte le misure per far conciliare le esigenze, le nuove esigenze dei cittadini con quelle della città, con gli aspetti architettonici e ambientali di ogni singola città, provando a metterle in sinergia tra di loro, provando a farle collaborare tra di loro, far collaborare prima i cittadini e poi le strutture stesse. Si parla di fondi diretti, quindi gestiti direttamente da Bruxelles. Che cosa fare per riuscire a intercettarli in un territorio che per la verità ne intercetta pochi di fondi? O forse ne intercetta quasi per niente. I fondi diretti dall'Europa credo che non ne siano mai arrivati in questo territorio. Quindi da oggi si apre una nuova visione delle cose, si prova a parlare a tutti gli amministratori, compreso ovviamente chi le parla, dicendovi provate a fare un ragionamento unitario, provate a mettere insieme le vostre esigenze e trasferiamole direttamente in Europa, anche per semplificare un po' i procedimenti, perché di fatto i fondi dall'Europa arrivano in regione e poi vengono erogati ai comuni, quindi probabilmente bypassando questo passaggio potremmo accelerare i processi di investimento sul territorio. Sicuramente se si parla di rigenerazione urbana un elemento importante per questa è sicuramente la Camera di Commercio. Che cosa si sta facendo per aiutare le imprese a intercettare i fondi che sono messi a disposizione dall'Europa? L'attività di informazione, di sensibilizzazione, anche perché questo è un territorio in cui le imprese non si sono mai distinte per capacità di intercettare i fondi regionali, i fondi comunitari, non solo quelli sulla rigenerazione urbana, ma in generale. E quindi stiamo facendo ormai da diversi anni un'azione molto forte, assidua, di informazione direttamente alle imprese, attraverso le associazioni di categoria. L'altro giorno in Camera di Commercio abbiamo presentato il bando Tecnoniti, che è un bando regionale a sostegno delle start-up innovative. Insomma, la informazione e contestualmente la formazione, anche utilizzando il canale delle libere professioni, nel mondo delle libere professioni, che sono i consulenti direttamente a contatto con le imprese, cerchiamo di crescere in questa graduatoria in cui siamo ancora un po' indietro, anche perché siamo consapevoli e convinti che l'utilizzo quantitativamente rilevante, ma anche qualitativamente efficace, delle risorse dei fondi comunitari è una grande leva di sviluppo del territorio, è una grande leva di crescita del PIL, di attivazione di investimenti che poi generano occupazione, attività di impresa, quindi è un tema assolutamente prioritario per la Camera di Commercio e per l'intero sistema imprenditoriale di Capitanata. Se si parla di sviluppo del territorio si può anche parlare della famosa questione dell'aeroporto. Si parla di aeroporto perché è un'infrastruttura e perché è un'infrastruttura a servizio dello sviluppo, nel caso dell'aeroporto di Foggia in particolare a servizio dello sviluppo turistico e quindi dei flussi turistici del Gargano, ma non è fuori luogo parlare di aeroporto anche quando si parla di fondi pubblici, di fondi comunitari e nazionali, perché l'allungamento della pista di cui famigerato, di cui tanto parliamo, è finanziato con fondi FSC, cioè con fondi statali. Ed è un esempio emblematico, paradigmatico di come la burocrazia, la lentezza burocratica ferma degli investimenti. Cioè, se al netto del fatto che parliamo di aeroporto, ci sono 15 milioni di euro ormai lì da anni su un progetto che è stato approvato da 5 anni e che non riescono a essere liberati, mobilitati. Quindi c'è un appalto realizzato e un'azienda che è pronta da anni a partire a realizzare i lavori e quindi a assumere persone per fare quei lavori, a acquisire merci, servizi per fare quei lavori nella nostra provincia, che sono fermi. Se estendiamo questo immobilismo, questa lentezza a tanti altri fondi, a tanti altri investimenti, possiamo immaginare quanti investimenti sono ora bloccati in un territorio che ha fame di investimenti, che ha fame di attività di impresa, che ha fame di lavoro.
Vediamola sotto questo punto di vista e forse riusciamo a trovare la motivazione, soprattutto a livello regionale, a cercare di sbloccare una situazione che insomma, oggi come oggi grida vendetta. Diciamo. Quando si parla di fondi europei sicuramente il GAL rientra a pieno titolo. Ma diciamo che è il nostro pane quotidiano. Noi lavoriamo sui fondi europei, insomma il leader è una derivazione di fondi europei. Oggi siamo qui invitati dall'onorevole Elena Gentile per approfondire non più i finanziamenti che attengono ai fondi strutturali e da cui nasce poi il programma leader e altri programmi, ma per parlare di finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione. Noi abbiamo bisogno assolutamente, voglio dire, di andare a pigliare le risorse laddove è possibile e quindi un approfondimento da parte dovrebbe essere questa la giornata su questi temi ci permette anche di capire che ci sono tutta una serie di fondi che finanziano tutta una serie di attività e a cui noi attingiamo poco per la verità, perché ci focalizziamo solo su alcuni aspetti. Anche perché per attingere questi fondi ci vogliono delle competenze particolari. Quindi insomma, è un approfondimento necessario. Io ringrazio Elena per questa sensibilità. Dobbiamo interloquire di più con Bruxelles perché anche quello che arriva, che si prepara, non si preparano tempi facili. Perché l'uscita dell'Inghilterra, la Brexit... Quello che si prevede è che ci saranno molto meno fondi disponibili e quindi dobbiamo utilizzare bene quelli che ci sono. Oggi si parla di innovazione, di ricerca e anche di start-up. Il GAL si è fatto promotore negli anni scorsi di tante start-up con l'incubatore di Candela. Certo che sì, noi ormai sono più di 12 anni che gestiamo l'incubatore di imprese di Candela. E abbiamo cercato di specializzare l'incubatore sulle energie rinnovabili e tra poco, d'accordo anche col sindaco di Candela, voglio ricordare che l'incubatore è di proprietà del comune di Candela, pubblicheremo un avviso invitando chi ha delle start-up a venire a insediarsi all'interno dell'incubatore. Stiamo lavorando a un tavolo di lavoro che dovrebbe produrre i suoi effetti nei prossimi anni per la produzione di energie, per rendere autonomi i nostri piccoli comuni e quindi avere risorse da investire poi nel sociale. È un progetto ambizioso, però, visto che i comuni hanno sempre meno trasferimenti, è una via, è una strada obbligata. Siamo tutti impegnati perché il problema che noi abbiamo e che diventerà sempre più un problema di fondo è come facciamo a far rimanere i nostri giovani qui, come facciamo a creare lavoro. Dobbiamo essere in grado di prendere tutte le opportunità, quindi sicuramente faremo ancora tanta innovazione, cercheremo di cogliere tutte le opportunità che ci sono, creando anche dei modelli virtuosi che possono essere esportabili. Sindaco, oggi si parla di innovazione urbana. Quali sono i canali che possono interessare il Comune di Lucera per attivare queste opportunità che ci vengono dall'Europa? Beh, sicuramente noi stiamo partecipando a diversi bandi, e uno dei quali riguarda proprio la rigenerazione urbana e quindi abbiamo partecipato, ci siamo candidati al bando della regione della rigenerazione urbana, interesserà la 167 e una parte di piazza Santa Caterina. Speriamo che questo progetto vada a buon fine come molti altri in verità fino ad ora e speriamo di avere questo risultato positivo per la città. Sicuramente Lucera sta intercettando molti finanziamenti anche per mettere in sicurezza quelli che sono i monumenti che poi rappresentano un po' la città di Lucera. Non solo quelli, anche le scuole. Non dimentichiamo che oltre ai finanziamenti per il castello noi abbiamo avuto 1 milione di euro per la messa in sicurezza della sismica della Manzoni che abbiamo trovato in uno stato pietoso, un altro 1 milione per la palestra della Lombardo Radice e ultima di qualche giorno fa 2 milioni e mezzo per il Tommasone.
Quindi tre scuole che alla fine degli interventi avranno una sicurezza dal punto di vista della sismicità. Fino ad oggi non ce n'era nemmeno una. Insomma, per quelli che dovevano essere presi in giro quando andavano a Bari perché non avevano rapporti con alcuno, anzi qualcuno diceva quando si presenteranno a Bari diranno siamo del partito della Pagnotta, li rideranno dietro. Devo dire che non ci ridono dietro, ci guardano con rispetto e soprattutto abbiamo degli ottimi risultati. Tant'è che possiamo dire senza timore di smentita, perché i numeri poi sono numeri, questa amministrazione è quella che ha intercettato più fondi europei di tutte le amministrazioni e siamo ancora agli inizi, quindi stiamo lavorando. Dottor Cisternino, oggi si parlerà dei fondi diretti. Qual è la differenza fra quelli diretti e quelli indiretti per quanto riguarda ovviamente l'Unione Europea? La differenza è macroscopica. I fondi diretti sono quelli che vengono gestiti tramite dei bandi a cui i soggetti interessati partecipano direttamente. Questi fondi vengono poi erogati e il controllo viene effettuato direttamente da Bruxelles, tramite le varie agenzie che l'Europa ha messo in atto. I fondi indiretti sono invece quelli che vengono gestiti dalle regioni e dagli Stati-nazione e sono quelli che vanno a coprire i vari fondi europei, come il Fondo strutturale europeo, il Fondo per lo sviluppo regionale. Sono quelli a cui siamo più abituati in genere a pensare nella periferia dell'Unione, diciamo così, e sono quelli anche più importanti dal punto di vista dei numeri. Ma i fondi diretti, che sono invece quelli gestiti direttamente dall'Europa, sono quelli che forse offrono maggiori possibilità di sviluppo per idee innovative. Hanno però un problema serio. Il problema serio è che per competere su quei fondi ci sono 28 paesi e quindi per poter avere speranze reali di riuscire a ottenere quei finanziamenti bisogna adeguare la nostra capacità di realizzare progetti. È su questo che l'Italia è ancora molto carente rispetto ad altre realtà. Quando l'Italia riuscirà a capire, spero che ciò avvenga presto, che è importante seguire un approccio sinergico, quindi non concentrarsi soltanto sui fondi che vengono dati da Bruxelles alle regioni e poi dalle regioni utilizzati, ma utilizzare insieme in maniera intelligente sia i fondi diretti che i fondi indiretti, l'Italia potrà avere quel salto di qualità che altri paesi hanno avuto. Un dato semplice: la Spagna, che quando i finanziamenti europei sono iniziati era per l'80% in obiettivo di crescita, quindi godeva dei cosiddetti fondi di coesione, adesso dopo 15 anni di utilizzo intelligente di fondi sia diretti che indiretti e lavori importanti di infrastrutturazione, di investimenti nella ricerca, è passata tutta nell'area positiva. Quindi tutta la Spagna, eccetto la regione dell'Andalusia, se non ricordo male solo quella, ora è un'area sviluppata. Noi italiani avevamo tutto il meridione d'Italia che era in zona coesione e siamo rimasti con tutto il meridione d'Italia in zona coesione. Questa è una cosa che da italiano e da meridionale pugliese fa un po' male a pensarci. Oggi si parla di rigenerazione urbana. C'è qualche progetto inerente a questa tematica? Sì, sulla rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è un tema ormai centrante per le politiche europee. Da quando l'Europa si è dotata di una politica specifica di rigenerazione urbana, la politica integrata dal patto di Amsterdam. In particolar modo oggi parleremo di un programma specifico che è un unicum, ed è un unicum perché? Perché pur attingendo i propri fondi da quelli che sono i fondi strutturali, quindi quelli che sarebbero normalmente fondi indiretti, viene però gestito come un programma a finanziamento diretto ed offre la possibilità direttamente ai comuni di preparare dei progetti che siano fortemente innovativi, presentarli a questo ente di gestione centrale che non è a Bruxelles ma è a Lille, e nel caso di aggiudicazione di questi fondi, con questi fondi possono essere portati avanti dei progetti innovativi nell'ambito proprio delle politiche di interesse per la rigenerazione urbana. Si chiama Urban Innovative Actions, azioni innovative urbane, ed è un programma che nei prossimi giorni vedrà il lancio del proprio terzo bando. È importante perché dà lo strumento ai comuni per attrezzarsi a competere sul livello europeo. Quindi è una sfida che va accettata e andrebbe vinta. Dottoressa Fuselli, lei è una ricercatrice, non si può parlare di innovazione senza ricerca.
Sì, e tra l'altro l'Europa punta molto su questo concetto e sul finanziamento del binomio ricerca e imprenditorialità, che vediamo sempre più presente in soluzioni come gli incubatori, come gli incubatori e gli aggregatori, diciamo, di start-up, per esempio. E quindi sì, ci sono finanziamenti non solo in termini di grant, quindi finanziamento diretto, ma anche in termini di prestiti fatti, pensati specificamente per le start-up o per le piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico o innovativo, magari imprese anche che lavorano in collaborazione con enti di ricerca o direttamente finanziamenti ad enti di ricerca, enti e piccole e medie imprese, per cui normalmente l'accesso al credito sarebbe molto più difficile. E tramite diciamo, la Banca Europea degli Investimenti, il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Commissione Europea mette a disposizione degli strumenti che sono paralleli a quelli dei grant, sono strumenti di prestito e di garanzia tramite intermediari finanziari selezionati che sono disponibili anche in Italia, proprio per, lo vedremo, agenzie operanti, enti e piccole e medie imprese operanti nell'ambito ricerca e innovazione, quindi è una soluzione di finanziamento che noi andremo a vedere sempre di più e riflette un interesse sempre crescente dell'Europa nei confronti del recupero della competitività che abbiamo perso durante la crisi. Oggi si parla di rigenerazione urbana. Cosa sta facendo la ricerca in tal senso? Allora, c'è sempre maggiore interesse sia da parte di università e enti di ricerca, ma anche per la Commissione nel finanziamento di programmi che siano multidimensionali e che siano altamente innovativi, applicati alla rigenerazione urbana. Quindi da un lato abbiamo il patto dei sindaci, il Covenant of Mayors, dall'altro abbiamo tutta una serie di iniziative rivolte alle smart cities, all'innovazione applicata allo sviluppo urbano. A livello di connessioni e a livello di anche rigenerazione del tessuto stesso, quindi con interventi di efficienza energetica, rinverdimento, eccetera. E parleremo anche di strumenti che sono specifici per questo tipo di interventi oggi. E quindi nello specifico questo pomeriggio illustrerò un esempio spagnolo di una città che ha realizzato un intervento multidimensionale in cui in pratica i proventi dell'efficienza energetica derivata da un intervento di recupero energetico degli edifici sono stati reimmessi nell'economia locale tramite una moneta alternativa utilizzata da tutti i residenti di questo distretto. Quindi questo è un esempio di intervento innovativo perché ha delle componenti fortemente diciamo, mai viste per il momento sul territorio europeo e che può essere trasferito anche ad altre realtà come quella di Lucera o come altre realtà del Meridione, per esempio. Valorizzare e promuovere un territorio significa valorizzarne il capitale umano. Cosa ne pensano i giovani di Capitanata? Beh, è chiaro che gran parte della rigenerazione urbana passa attraverso il tessuto sociale che lo attraversa e che gli dà vita, perché altrimenti non sarebbero altro che, diciamo, terminazioni nervose prive di qualsiasi frutto, di qualsiasi futuro. Ed è in questo senso che anche il convegno di oggi spingeva particolarmente a riguardo delle competenze, a riguardo delle sensibilità del territorio. Noi purtroppo siamo disabituati a rispettare le competenze e le sensibilità che ha questo stesso territorio. E quindi la valorizzazione del tessuto umano passa attraverso la valorizzazione in primis del nostro territorio, delle competenze che ci sono davvero all'interno. Io penso per esempio allo sfruttamento dei beni culturali, alla rigenerazione urbana che passa attraverso i beni culturali, perché questo è un settore per la nostra città, ma anche per la Capitanata, molto molto importante. E abbiamo delle figure professionali veramente veramente grandiose che, insomma, lavorano per lo più all'estero, e questo è un problema che deve farci pensare. Così come ci fanno pensare i dati critici della provincia di Foggia, a proposito dell'occupazione giovanile, a proposito dell'impegno giovanile e anche dell'attivismo, perché sono cose che sensibilizzano molto molto il tessuto. Quindi la valorizzazione dei giovani passa attraverso pochissime sfide, ma sono tutte quante cruciali. C'è bisogno di un tessuto anche politico, associazionistico, che faccia ricordare ai giovani l'importanza dello stare insieme, l'importanza del programmare il proprio futuro e l'importanza di istruirsi.
E poi, come dicevo, ho avuto modo di dirlo anche nel convegno, è importante favorire le cerniere di collegamento fra il centro storico e le periferie, perché queste creano risacche di disagio giovanile che portano il giovane a un abbandono di se stesso, un abbandono dei propri ideali, della propria cultura. Invece bisogna investire, ovviamente io tiro l'acqua al mio mulino, sono giovane, bisogna investire sui giovani, ma lo dico convintamente, con però non il perbenismo, ma l'obiettività di dire che anche i giovani devono investire su loro stessi, devono crederci e quindi devono portare avanti i progetti in cui sognano, ecco. Può sembrare un discorso un po' utopico, probabilmente, però insomma tutti insieme si può.